riuscire a fare questo video. Yeah. Allora, sarà circa la 15ª volta che lo giro. Perché mi ha chiamato mio fidanzato, mi ha chiamato la mia amica, mio fratello è venuto a bussare, mi è venuto a bussare mia mamma per mangiare. Ma basta, se mi interrompo chi se ne frega, mamma, dopo di parlare. Allora, vi volevo far vedere un po' gli acquistini che ho fatto da Lush. Vi faccio anche una mini review perché li ho usati quasi tutti. Anzi, li ho usati tutti tranne l'enne, quindi. Allora, iniziamo con la crema che ho preso, la Celestial. E allora, come profumo, quasi niente. Ah, vi faccio vedere intanto la consistenza. È molto crema molliciosa. Come profumo, quasi niente. È lo stesso identico profumo dello yogurt bianco. Tanto che ho detto, oddio, mi sto sparmando dello yogurt 0% di grassi in faccia. È per pelli delicate e diciamo tendente agli sfoghi. Infatti dice crema idratante per la pelle sensibile e permalosa. Paradisia che nella sua semplicità questa crema contiene pochi ma efficaci ingredienti. Il latte di mandorla, la vaniglia e l'orchidea sono il nostro segreto per lenire e coccolare al meglio i visi più delicati. Ti manderà al settimo cielo. Ah, devo dire che è vero, perché io soffro di sfoghetti intorno al naso e qui sotto secchi. E dopo 2 giorni di applicazione già quasi non ne ho più. Mi sta piacendo davvero davvero tanto. Ovviamente i prezzi non li so perché non ho qui vicino il computer. Vi metto tutto in info box. Comunque questa qui è carina e consigliata. Non costa neanche tanto, mi pare che costasse 18,50. Ho appena detto che non dico i prezzi. Allora, poi ho preso... Ah vabbè, mi ha mandato un campioncino di Morbidissima, crema per cuticole, che sinceramente io ho usato su tutte le mani e me l'ha idratata bene. E poi ha un buonissimo odore di limone. Ah, poi volevo dirvi che in questo video ci saranno i classici momenti Lush dello sniffamento. Non è un video Lush senza sniffamento. Comunque. È giallina e è tipo burro come consistenza, però si assorbe abbastanza in fretta, non lascia le mani unte. E questa mi è piaciuta tanto, la comprerò. Poi, per capelli, ho preso lo shampoo e balsamo solido. È uno shampoo balsamo, si chiama Godiva e ha il gelsomino. Ha un profumo, ragazze, veramente vi sentite in primavera. Oggi che piove, mi ci dormirei sopra. È veramente buonissimo. E il profumo in saponetta è un po' invadente in effetti, cioè nel senso che a stare a sniffarlo poi non vi sentite più il naso. Però... Ah, a parte che volevo farvi vedere che hai fiorellini secchi intorno. È l'unica cosa che forse un po' mi dà fastidio di questa cosa qui, che ogni tanto devo togliermi un fiorellino dai capelli. Però i capelli li lascia profumati in maniera molto delicata ma anche persistente. Questo è veramente buono e soprattutto non so se vedete la lucentezza che mi ha dato ai capelli. Sono, cioè veramente, sono bellissimi oggi. E vabbè che io mi... Ho fatto i bigodini, me li sono sistemati, però di solito non sono così lucenti, così morbidi. Invece non li sporca, non fa schiuma, cioè fa un po' di schiumettina. E a me è piaciuto davvero tanto questo qui. Oltretutto non si è consumata per niente, l'ho utilizzata per 2 lavaggi e non si è consumata niente. Poi, parlando sempre di capelli, ho preso, lo tengo in busta perché ha un odore insopportabile per me. Ho preso l'Enne Riflessi Scarlatti. Allora, adesso volevo chiedervi un consiglio, perché io l'ho preso, però non sono convinta se farlo o no. Perché dopo tutto, cioè, se vedete, io ho tipo delle mesh naturali più chiare, tendenti al caldo, cioè non sono male i miei capelli, mi piacciono anche così. Al massimo lo do a mia zia che si voleva fare un pochino più rossa. E se qualcuno di voi l'ha provato, secondo voi lui potrebbe stare bene? Perché io ho visto una foto che mi era piaciuta tantissimo di una ragazza che aveva i capelli più o meno come i miei, alla quale erano venuti veramente stupendi. Poi mi ha detto che li rinforza molto, cosa che a me servirebbe. Secondo voi come mi starebbe questa Enne? Perché posso non usarlo ancora. Allora, era disponibile in 4 colorazioni, tipo tempo al tempo, caffè caffè, riflessi scarlatti e uno rosso rosso che non mi ricordo come si chiama. Praticamente bisogna prendere 3 cubetti, sbriciolarli, metterlo a bagnomaria con del tè nero e poi niente, spennellare sui capelli, avvolgerli nella carta trasparente per alimenti. Come odore veramente è una cosa terribile. Poi ho preso il sapone Amaranta, che è cremoso rispetto agli altri saponi ed è alle ciliegie e al latte di mandorla. È veramente buonissimo, è estivissimo, cioè davvero d'estate questo deve essere una favola. E no, vorrei farvi vedere che c'è una ciliegia in mezzo. Mi,
piace da morire, veramente. È un po' forte sulla saponetta, è un po' pungente, però sulla pelle è veramente buono, buono, buono. Veramente buono, buono. Poi, sempre stando sui saponi, non potevo non prendere il Non Si Mangia, che è al miele e vaniglia. Veramente questo ha un sapone delicato anche come saponetta, lascia la pelle veramente lì per lì, la fa tirare nella doccia. In effetti, quando io l'ho sciacquato ho detto oddio, adesso mi secca la pelle, perché era, tirava un pochino, ma si vede che è perché non sono abituata a usare le saponette, perché una volta asciugata con l'accappatoio avevo una pelle straordinaria, cioè liscissima, ma veramente questo qui buonissimo. Ok, poi ho preso, mi hanno regalato il Signore dei Granelli, un campioncino, che è praticamente un sapone con dentro i noccioli di albicocca tritati, e mentre vi lavate con questo sapone vi fa anche lo scrub, molto delicato. Questo sa esattamente, avete presente l'odore della schiumetta del cappuccino? So che sono complicata, però è veramente veramente caffettoso, forse anche d'orzo, sa, non lo so, comunque è buono. Non l'ho ancora provato, quindi non so cosa dire. Poi ho preso, ecco, questo invece è un vero e proprio scrub che tengo sulla carta perché non voglio sporcare niente. Ora ve lo faccio vedere. Si chiama Questione di Peeling. È uno scrub al finocchio selvatico per gli inestetismi della cellulite. E devo dire che funziona, nel senso che fa un buono scrub. Voi praticamente cosa fate? Non dovete mai metterlo sotto l'acqua, perché altrimenti si sfa. Quando avete finito di farvi l'insaponamento, avete già finito di pulirvi, di lavarvi, vi bagnate per bene, vi sciacquate, una volta sciacquate spegnete la doccia e vi passate questo con i movimenti circolari nelle zone critiche, tipo nelle braccia, nella pancia e nelle cosce sul sedere, da questa parte, perché questa qui è un pochino più localizzata, cioè la cupoletta io non la uso, uso più che altro a piatto. Strofinate bene, senza farmi male, perché questo è un pochino più aggressivo del coso lì, del Signore dei Granelli. E questo qui proprio, vedete, io ho visto a un certo punto i pallini di pelle morta, lo so che fa schifo da dire, ma è vero, vedi i pallini di pelle morta dopo un po' che lo fai, perché io ho passato questo, poi ho iniziato a massaggiare con la mano, no? E davvero iniziamo a vedere questi pallini neri, mi ha fatto un senso, però per esempio il mio estetista ha detto che è normale, che soprattutto dopo le lampade bisognerebbe farsi questo, perché fa venire fuori l'abbronzatura vera, quella dorata, non quella arancione. E la cosa bella è che io uso una crema anticellulite che a me ha sempre funzionato dopo il suo scrub, solo che lo scrub abbinato a quella crema costava tantissimo, e allora ho provato vari scrub e non ha più funzionato. Con questo ieri mi ha funzionato benissimo. La cosa di quella crema è che praticamente mi fa sentire ghiacciate fuori sulla pelle, siete ghiacciate, siete viola, viola davvero rossissima, viola, e dentro siete bollenti, sembra che voi abbiate la ciccia liquida che sta bollendo. E con questo qui fa quell'effetto lì, perché veramente smuove bene, è anticellulite proprio questo, è fatto apposta e mi sta piacendo. Poi, dulcis in fondo, proprio dulcis dulcis, ho preso l'olio per massaggio Massaggiami, M apostrofo Assaggiami. Questo sa di cioccolato bianco e vaniglia, è veramente... Allora, si scioglie questo anche solo con il calore della pelle, quindi anche adesso se faccio così si scioglie e si può iniziare a massaggiare. Però io lo uso soprattutto come idratante corpo uscita dalla doccia, seguendo il consiglio di Lolla oltretutto. Quando tu esci dalla doccia bella ancora bagnata, con la pelle tiepida, si inizia a passare questo su tutto il corpo, poi io lo massaggio leggermente con le mani, lascia una pelle con un profumo, abbinato al Non Si Mangia soprattutto, con un profumo, con una morbidezza fantastica. E poi per i massaggi è veramente spettacolare, perché anche facendo così con le dita si è già un po' sciolto, e fare i massaggi con questo qui veramente... Perché non è proprio olio, è un pochino più denso, quindi i massaggi vengono bene, le dita non ti vanno via. Bello, mi piace. Niente, questi sono i miei acquisti, spero di non avermi annoiato eccessivamente. Sono riuscita a fare il video, yeah!
Niente, ditemi, datemi un consiglio per riflessi scarlatti. Adesso vi faccio vedere un po' i miei capelli da vicino. Io più che altro lo faccio come questione riparativa, perché se vedete iniziano ad essere un po' secchi. Però come vedete sono già un tipo abbastanza caldo. Come verrebbe secondo voi su di me? E niente, grazie per avermi guardata. Controllate sempre il mio blog, il cui link è in info box. Presto aprirò una pagina di Facebook, quindi antenne su. E se volete il tutorial di questo trucco, cliccate qui. Ciao! Cliccate. Dai, è carino! Dai! Ha ha ha!